Benvenuti gentili telespettatori e telespettatrici a un nuovo appuntamento di In Salute, questa trasmissione che ha in qualche modo la pretesa di cercare di darvi dei messaggi informativi sulla nostra salute, su come fare a mantenerla in buono stato e quindi qualche consiglio, speriamo pratico, speriamo utile, non ha nessun compito di sostituirsi alla figura del vostro medico di famiglia, ma semmai di darvi qualche buon consiglio e qualche corretta informazione, come quella che stiamo facendo già da alcune settimane in compagnia dell'Associazione del Piemonte e della Val d'Aosta, la CIDOS, che raggruppa tutta una serie di aziende ortopediche che si occupano di tutto quello che è il mondo delle ortesi, delle protesi e di quanto abbiamo già affrontato e visto. Oggi parleremo di un capitolo molto importante, vedrete subito che non sto dicendo una cosa così tanto per dire, perché riguarda il mondo dell'elastocompressione, quindi per capirsi vene varicose, insufficienza venosa, prevenzione delle trombosi, e lo faremo in compagnia anche qui di un tecnico ortopedico, del dottor Salvatore Cappello, che ringrazio per essere il nostro ospite in questa puntata, a cui mi permetto di dare del tu, come certo. Ho fatto con i suoi colleghi precedenti, perché cerchiamo di dare, in un discorso molto semplice, molto chiaro, delle informazioni. Anche il dottor Cappello aderisce, è membro con la sua azienda, dell'associazione CIDOS Piemonte, questo sempre per ribadire quel concetto che De Martinis sviluppava di offrire delle informazioni di qualità e di serietà a tutte le persone che si approcciano ai vostri negozi e alle vostre attività. Allora, entrerei subito perché c'è tanto interesse su questa cosa. Che cos'è l'elastocompressione e quali funzioni hanno realmente le calze medicali? L'elastocompressione è il binomio di due proprietà, l'elasticità e la compressione. Che cos'è l'elasticità? Non è nient'altro che la resistenza di un materiale che si oppone a delle forze che cercano di modificarlo, ma di ritornare nella forma iniziale quando queste vengono a mancare. Ecco, tra l'altro ci sono delle ottime slide che ci hai fornito, quindi parla quindi, pure, grazie. La forza da che cosa è data? È data da questo filo che, a seconda del materiale dell'elastico che noi abbiamo, e specialmente dal suo rivestimento. Se andiamo a parlare di elasticità, possiamo fare un paragone con chi fa jumping. Se noi vediamo uno che si lancia con il filo elastico, dobbiamo pensare che questo non si debba schiantare nel terreno o andare a farsi un tuffo. Augurabile. Quindi quel filo sarà calibrato in base al peso e alla lunghezza che dovrà naturalmente sopportare. Cosa succede? Che più la persona è pesante e più naturalmente il filo deve mantenere questo peso, quindi a seconda di quanto rivestimento mettiamo, sicuramente ci permetterà di avere una resistenza più forte. La compressione invece che cos'è? È la forza che esercitiamo su un corpo che cerca comunque di modificare la forma, di darne uno spostamento, comunque di creare un mutamento. Questo con le calze che attinenza ha? Una grande attinenza, perché la calza compressiva serve per aumentare la pressione idrostatica all'interno dell'arto. Se pensiamo che se l'arto è edematoso, questa compressione ha un'azione contraria a quella che è la fisiologia normale, diciamo, delle vene. Le vene cosa hanno? Hanno la proprietà di portare su il sangue venoso. Se c'è una problematica, una patologia che interferisce con questa azione di risalita, spinta, di risalita, allora le pareti delle vene si dilatano, diventano più trasparenti e lasciano passare questi liquidi, dove tra parentesi passano anche dei, se si dilatano molto passano anche delle proteine che sono un po' particolari, poi perché con l'andare del tempo potrebbe poi il tessuto diventare fibrotico e rimanere così duro come se fosse calloso, ecco. A questo punto abbiamo questa compressione che invece, avendo questa azione contraria,
spinge l'edema di nuovo verso le pareti dei vasi, permettendo così di nuovo l'inverso di quello che è la fisiologia, per poter riassorbire i liquidi e portarli su di nuovo nel loro flusso normale del verso sangue, il cuore, verso diciamo. Il cuore, il sangue venoso. E qui agisce anche comunque la parte linfatica, perché la parte linfatica dovrebbe più o meno raccogliere quello che lasciano trapassare le vene, che più o meno è circa il 10%, quindi una cosa fisiologica. Se l'arto invece è decongestionato, cioè non ha edema, e portiamo la calza terapeutica per qualsiasi motivo, che potrebbe essere una patologia che c'è in corso, ha il compito, con questa compressione, di evitare quell'azione di far formare l'edema. Ecco, quindi c'è tanta prevenzione anche in questo. L'altra cosa interessante è che la forza che ha la compressione serve a mutare anche il lume del vaso. Cioè, sì. Se io ho un vaso rotondo e lo schiaccio un pochettino, questo cosa fa? Aumenta la pressione all'interno di questo vaso. Tra l'altro qui, per proseguire su questo ragionamento, sì, tu ci parli di classi di compressione. Sì. Cioè, come si classificano secondo dei dati? Poi so che qualcuno parla anche di denari, certo, tu ci dirai anche certo. Questo. Allora, volevo finire questo discorso del lume del vaso, perché è importante. Se noi facciamo il paragone di un tubo dell'acqua, se volessimo annaffiare l'orto, nel momento in cui io comprimo la punta del tubo, vediamo che lo zampillo si allontana. Ecco, questo è proprio il significato di cambiare il lume. Quindi è come se ci fosse uno strizzamento per modificarlo. Per quanto riguarda la compressione, sì, bisogna tenere presente che ci sono delle agenzie certificate per calcolare queste compressioni. Quindi non è che c'è una cosa per tutti. No, ecco, perché c'è proprio uno studio e deve essere preciso. Quindi c'è un'agenzia tedesca, che è quella che comunque la fa per la maggiore, che ormai si utilizza quasi in tutto il mondo, che è la RAL, dove stabilisce che ci sono quattro classi di compressione, tra cui leggera, media, forte ed extraforte. La prima classe di compressione fa 18-21 mm di mercurio, la seconda 23-32, la terza 34-46 e quella più forte oltre i 49. Questo vuol dire che è una compressione che fa risalire... Una compressione veramente forte, cioè più la patologia è importante e più dobbiamo comunque attenerci a quelle che sono le linee guida, quelle che sono i CEAP, che hanno stabilito che determinate compressioni sono quelle che sono efficaci per queste patologie e quindi come terapia. Dicevamo, questo è il sistema di classificazione internazionale, certo. Ma quando poi si parla 100 denari, 70, sì, cosa vuol dire? Ecco. Esistono anche queste unità particolari che un po' quasi tutti conoscono, che il denaro non è la compressione in millimetri di mercurio, ma è perfettamente il peso di 9.000 metri di filo che pesa un denaro. Quindi, ecco, perché quindi tutti pensano, ma 40 denari, chissà che cosa... Quanto mi preme! Mentre invece è il grande il numero, ma la compressione è veramente piccola, quindi se noi diciamo che 40 denari vuol dire che quello pesa come se noi avessimo 40 volte 9.000 metri di filo, quindi se un denaro è 9.000 metri, 40 sarebbe per 9.000 metri. E perciò normalmente diciamo che i denari che si utilizzano sono 40, 70 e 140. Possiamo fare anche una comparazione, perché adesso da qualche anno a questa parte le aziende produttrici delle calze elastiche, delle calze medicali, che dobbiamo sempre pensare che sono un dispositivo medico di classe 1, devono avere anche la comparazione con i millimetri di mercurio, per cercare anche di portare a conoscenza diciamo i clienti, gli assistiti, i pazienti, affinché facciano ben attenzione a che cosa poi vanno a indossare. Sì, quindi, perché uno dice ho messo una calza, ecco, e invece poi alla fine... Se andiamo a vedere che 40 denari corrispondono a 8 mm di mercurio, siamo molto lontani dalla prima classe. Cioè, per avvicinarci almeno alla prima classe dobbiamo andare sui 140 denari che corrispondono più o meno a 18 mm di mercurio. Ecco, una cosa importante, questo tipo di calze, quando, chiamiamoli così, le unità di misura aumentano,
quindi la compressione, la spinta in millimetri aumenta. Sono difficili da indossare? Sì, allora, dobbiamo premettere una cosa, che già quando parliamo con qualche paziente che deve indossare le calze, già ecco, si spaventa, sì, perché ecco, è la paura di indossarle. E più la paura poi che quando invece uno le indossa abbiamo un benessere, fermo restando che io porto delle calze elastiche, sì, quindi non è che sto portando una morsa. Quindi indossarle, sì, ci sono poi delle tecniche che dopo vedremo che sarà facilita questa immissione, specialmente se poi uno avesse anche qualcuno che l'aiuta ancora meglio, ecco, ma vedremo dopo. Specialmente magari persone anziane, bravo, sì, che sì, possono sì, avere dei problemi così. E la calza non dà irritazioni? Normalmente non dà irritazione, a meno che non ci siano problemi di allergie. Diciamo che al 98%, 99% non abbiamo problemi. Va un po' bene per tutti, diciamo. Ecco, il problema può nascere magari sul silicone se uno ha l'autoreggente, che magari uno è allergico al silicone. Allora, nella seconda parte della trasmissione di oggi, con il dottor Cappello, parleremo anche della produzione di queste calze. Vediamo quanto sono importanti anche i tessuti, i filati, la lavorazione, insomma. E poi tante altre informazioni che possono capire che, insomma, non è che uno va, compra la calza elastica, va bene per tutto, magari pensa di aver fatto una cosa fatta bene e in realtà non ha preso la calza giusta perché il materiale non è quello giusto, la compressione non è quella giusta. Ma tutte queste cose le vedremo fra pochi istanti nella seconda parte di In Salute. Linea alla regia. Bentornati in studio, gentili telespettatori. Siamo in compagnia del dottor Salvatore Cappello, che ci sta raccontando, tecnico ortopedico anche dell'Associazione CIDOS Piemonte e Valle d'Aosta. Stiamo parlando di elastocompressione. Stiamo cominciando a entrare veramente nella conoscenza approfondita di che cosa vuol dire mettere una calza elastica. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire come vengono prodotte queste calze. Sì, tutti pensano che la calza sia prodotta nella stessa maniera. Dobbiamo scindere due tipi di telai. C'è la calza con il telaio a trama circolare, quindi non abbiamo nient'altro che proprio un telaio rotondo che tesse questo tubolare, questo segmento di tubolare per la lunghezza che ci serve, per la taglia che ci serve, ma la caratteristica rispetto all'altro tipo di telaio è che con questa trama circolare le maglie prodotte in questo segmento, per quello che riguarda la circonferenza, sono uguali dall'inizio alla fine. Quindi, per poter poi dare la taglia e la forma a questo segmento, le aziende hanno delle sagome di arti a seconda della taglia, vengono inserite lì e poi vengono deformate. Quindi, per avere la gradualità della compressione, questo stesso numero di maglie deve essere per forza modificato affinché verso l'alto siano più trasparenti e siano più morbide per dare il gradiente di compressione che ci serve. Certo. L'altro telaio, invece, riguarda la trama piatta o telaio lineare, che è una cosa importantissima perché ci sono patologie dove necessitano per forza di questi telai. Cosa vuol dire? Vuol dire che il telaio lineare tesse un tipo di calza tanto aperta, ma ci permette di coprire delle malformazioni di arti dati da edemi, dati da patologie, quindi pliche, cioè riversamenti di edema e di tessuti, oppure, questo può riguardare il linfedema, oppure anche per chi ha un lipedema, cioè il lipedema che è una malattia anche non bella, perché tutti pensano che magari le persone siano grasse, mentre invece è una patologia specifica che dà queste malformazioni, e quindi poter vestire queste persone serve per forza avere la possibilità di creare il tessuto con il numero delle maglie per fare queste forme o queste malformazioni che ci sono negli arti affinché la compressione sia precisa e giusta. Dopodiché, quando è finito tutto, viene richiuso e viene fatta questa
cucitura e si chiama trama piatta perché nasce aperta. Quindi per poter capire se è una trama circolare o una trama piatta, basta che il paziente veda se c'è la cucitura. Se c'è la cucitura è così. Quindi se noi andiamo a vedere la forma anche poi del materiale, del tessuto e quindi della calza e a seconda di com'è, ci rendiamo conto che è completamente diverso. Poi ci sono delle proprietà che si differenziano anche sul tipo di traspirabilità, sul tipo comunque anche di tatto, perché la trama circolare sicuramente è più bella, non avendo cuciture ci permette di avere comunque anche un'immagine, un tessuto estetica più sottile, migliore, certo. Mentre invece questo è un tessuto un po' spesso, poi parliamo che qui quando parliamo di quarta classe diventa veramente una cosa interessante, lo spessore c'è, ma in piemontese dicono brutto e buon, sì. Cioè lascia traspirare più di quella bella, perché ha una trama piatta a nido d'ape dove c'è un filo power che comprime, quindi nel movimento ci dà la possibilità comunque di fare un massaggio. Questo è quello che riguarda la trama piatta. Dopodiché le calze hanno una loro classificazione e soprattutto è anche importante, tu lo dicevi, chi deve mettere queste calze? Quando deve mettere queste calze? Che tipo poi di calze più o meno abbiamo già cominciato? Sì. Quindi soffermiamoci adesso su questo. Dobbiamo tanto fare un'altra differenza tra i due tipi di calze, perché ci sono le calze preventive, ecco, e le calze terapeutiche. Questo è fondamentale, perché non è che quando mi dicono di mettere una calza elastica, alcune volte vediamo anche delle prescrizioni, calza elastica. Che compressione, che tipo, perché, certo, e per come. Certo, quindi certo. Differenziare le preventive dalle terapeutiche. Quindi la terapeutica ha il compito di dare terapia, mentre invece le preventive servono per fare prevenzione. Quindi se serve per fare prevenzione, dobbiamo sapere che tutti, a causa della forza di gravità, dovremmo portare delle calze preventive per evitare che nel futuro si manifestino problemi circolatori. Quindi chi le deve portare? Specialmente chi esegue un lavoro in ortostatismo, quindi uno che sta sempre fermo. Questo perché? Perché come si è parlato prima del piede, certo. La nostra soletta plantare, che è una specie di spugna, ci permette di comprimere e di aiutare il ritorno venoso. Chi sta sempre seduto, ecco, con le ginocchia flesse, perché comunque ostacola sempre la nostra circolazione. La donna in gravidanza è importantissimo, perché il volume del sangue nella donna in gravidanza aumenta di circa il 20%. Quindi cosa succede? Ma questo succede anche poi per un problema di cambiamento del bacino, che deformandosi va a occludere comunque dei vasi importanti, certo, e quindi ostacola il ritorno venoso. Ma l'altra cosa importante è che se aumenta del 20% il volume, andiamo a stressare le pareti dei vasi, che nel futuro diventeranno patologia. Quindi dobbiamo cercare di contenerle per evitare la gestosi, per evitare la formazione specialmente della rottura dei capillari, a cui le donne tengono molto per l'estetica delle gambe. Chi deve viaggiare, chi deve intraprendere un volo, ecco, c'è nelle linee guide, ci sono queste precisazioni, deve fare una prevenzione per la trombosi, quindi deve mettere delle calze che dovrebbero essere 18 mm di mercurio per evitare la pressurizzazione, il fatto che comunque uno rimanga fermo per un bel periodo di tempo e nel momento in cui magari poi dopo scende e si può formare un trombo e dopodiché diventa una patologia che si porta molto dietro. Più ecco, nella tua esperienza, si può dire qualunque tipo di volo oppure dalla durata in su bisogna metterla? Ma io dico che qualunque tipo di volo, perché non possiamo anche 40 sapere minuti, voglio perché dire. Non sappiamo se siamo predisposti, perché tante volte queste cose succedono, poi veniamo a scoprire che eravamo già predisposti, certo, quindi certo, per evitare certo. danni è meglio prevenire che curare. Sì, non è un grande... Quindi questo è quello che riguarda le preventive, che sono quelle che poi abbiamo visto che viaggiano con i denari, sì. Anche se adesso abbiamo l'euro, i denari ormai sono sorpassati e quindi bisognerebbe certo. cercare di usarle prima che si manifesti la patologia. Certo. Parlando terapeutiche. Parlando delle terapeutiche, ci possono essere le terapeutiche poi standard e il su misura.
ma le terapeutiche servono proprio per fare terapie, come una medicina. Non può esistere uno che ha una trombosi e prendere l'eparina o fare il Coumadin e non mettere l'acceleratore del flusso, certo. Perché sono anche queste sono un binomio. Quindi chi le deve portare? Le deve portare chi ha la flebite, dovrebbe portare una prima classe di compressione normalmente, fermo restando che la prescrizione comunque la fa il medico, sì, 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 o lo specialista, ma esistono proprio delle linee guida che a seconda delle patologie. Chi ha la trombosi venosa profonda dovrebbe indossare sempre una calza lunga e almeno classi 2 di compressione. Ma se per caso la trombosi riguarda la parte polmonare, dovrebbe andare sulla classe 3, perché ha bisogno di un'accelerazione forte. Poi, chi ha comunque problemi di stasi, le persone anziane che hanno poco movimento, hanno l'edema da stasi. Ma l'edema da stasi non è una, non è da trattare come preventiva, è da trattare come patologia. Quindi bisogna naturalmente mettere le calze giuste, che possono essere quelle della compressione leggera. E nel nostro settore chi sta in carrozzina dovrebbe portare la prima classe di compressione. Ma perché dico che chi ha la stasi, perché sta fermo, quello in carrozzina? Perché la grande differenza tra le preventive e le terapeutiche sta in questo. Se devo dare una preventiva, io guardo la signora, quanto ha di piede, guardo le fattezze della taglia e in base a quello, a occhio, si dà, diciamo, il presidio. Se è una terapeutica, bisogna stare attenti, bisogna rilevare le misure, quindi bisogna calcolare, andare a prendere le misure delle circonferenze e valutare le altezze, così la compressione è mirata nel posto giusto. Diciamo che quindi abbiamo capito che la calza è la calza terapeutica è un atto terapeutico, quindi certo, deve essere prescritta come un farmaco, quindi correttamente deve essere spiegato come deve essere messa, come deve essere indossata, quando deve essere indossata, che tipo di calza deve essere. Non è che ce n'è una per tutte le stagioni, come dicevamo nella scorsa settimana con Walter Iozzelli sul plantare, non è che c'è un plantare che va bene per tutti, invece qua, anche qui non c'è una calza che va bene per tutti. Finisce qui questa seconda parte della puntata con Salvatore Coppola, dove stiamo parlando di elastocompressione. Salvatore Cappello, che appartiene anche lui con la sua azienda all'associazione CIDOS Piemonte. Nella terza fase e nella terza parte della trasmissione entreremo anche su alcune di queste patologie, il diabetico per esempio, che poi già abbiamo accennato alla trombosi venosa profonda, e poi naturalmente cercheremo anche di capire un po' quando il fai da te, se a volte è fatto bene. Quindi linea adesso alla regia e poi ci rivediamo in studio con Salvatore Cappello per parlare di elastocompressione. Linea alla regia. Terza parte di In Salute, in compagnia di Salvatore Cappello, che ci aiuta per capire come tecnico ortopedico l'uso corretto delle calze elastiche e della cosiddetta elastocompressione. Ma adesso facciamo una parte pratica, tu ci spiegherai molto meglio come è corretto, come si indossano queste calze. Parliamo anche della coppia di anziani, certo, oppure l'anziano solo, come si può fare? Vediamo, facci allora, vedere un po' in pratica. Partiamo prima, diciamo, dalla parte di una calza a punta chiusa, che c'è questo sistema che uno può attuare, che metto la mano all'interno, vado a cercare il calcagno, con pollice e indice freno, la rigiro e me la trovo posizionata con la parte del calcagno che mi serve per indossarla correttamente nella parte giusta. Ecco fatto. Allargo, inserisco questa la punta, è una classe 2, dicevi? Classe 2 di compressione, quindi la posiziono più verso il collo del piede più che posso, dopodiché la tiro, posso anche accorciare per fare più forza, già. Ecco qua, così, e poi dopo me la posiziono. Se ho dei guanti è meglio, perché così fa grip e me la posso mettere
come non deve avere pieghe in sostanza. Ecco. Dobbiamo pensare che questa per me è una calza lunga, perché esistono corte e lunghe, quindi l'ideale sarebbe che fosse il modello più corto. Non deve arrivare, cioè, sotto la piega del ginocchio. Deve arrivare a un dito, ecco, come quella che ho sotto. Eccola perfetto, qua. Perfetto, perfetto. Così, eh? Quindi poi la tolgo sfilandola al contrario e facendo questo tipo di lavoro. Si dicevi che è quasi più complicato toglierla che metterla. Bravissimo, ecco. È proprio così. Poi posso utilizzare un altro strumento che serve specialmente per le, persone che hanno difficoltà a chinarsi, ad arrivare nella parte distale del mal di schiena. Quindi calcoliamo che questo viene messo sul tavolo, dopodiché sempre se abbiamo i guanti è meglio, perché facciamo... Questi sono tutti accessori che vendete voi, certo, no? Che qualunque negozio... Si trovano in commercio, perfetto. Naturalmente chi è specializzato ce li ha sempre in casa, se no se li deve procurare. Ecco qua, ripiazzo di nuovo qua così... Lo prendo, inserisco, poi faccio un po' di forza, mi bypassa il calcagno, vado verso l'esterno e diciamo che poi ho di nuovo rifatto come prima. Ecco, vedete l'importante. E poi procedo allo sfilamento, cercando sempre di non aggrovigliare, perché aggrovigliare mi dà poi problemi nella doppia o tripla compressione, perché se io volessi metterla così è come se avessi 10 calze una attaccata all'altra. Certo, certo, certo. Quindi quando la inserisco non devo mai, ma anche volessi inserirla così, mai aggrovigliare, piuttosto vado così e con i guanti cerco di tirarla su. Ho capito. Adesso vediamo sulla nostra greta invece. Vediamo sulla greta che cosa succede. C'è un altro ausilio che è veramente fantastico, è costruito con del materiale del parapendio. Ah. Quindi calcoliamo che questo è come se fosse un cappellino della fata, e quindi per posizionarlo, ricordandoci quello, siamo sicuri di non sbagliare. Inseriamo, diciamo, questo ausilio nel piede. Una specie di guida, in sostanza. Bravo. Ecco. Prendiamo la calza in questa maniera, non aggrovigliamo, imbocchiamo il piede, spingiamo verso l'alto e poi facciamo cucchiaio con i guanti. Come vedete non sto facendo forza, sto solamente facendo grip. Vado da questa parte e me la posiziono. Ecco qua. Ah, che bella che sei. Questa ad esempio per la ragazza e la lunghezza giusta, poi la tiro. Ecco, un dito, ricordiamocelo, dal ginocchio. Sì, ecco. Perché se poi si forma la piega dietro, abbiamo il problema un po' che cambia il gradiente di compressione, che quindi diventa più forte, certo, vicino al popliteo. Per toglierla, freno la caviglia, sfilo. Ecco qua. E abbiamo fatto tutto, e poi se ci sono delle grinze me le rimetto a posto. Quindi ci sono delle facilitazioni, in sostanza. Benissimo, abbiamo visto come una persona da sola possa... Sì, è facile gestire, l'importante è che il tecnico ortopedico dia queste indicazioni, certo, che sono veramente essenziali, specialmente nel terapeutico. Molto bene, quindi abbiamo visto in sostanza come si possa oggi cercare anche da soli, anche se si è un po' in sovrappeso, con qualche problemino di articolazione, di mal di schiena, di limitazione, riuscire insomma a mettere correttamente, perché poi giustamente tu dicevi è importante metterla bene, della misura, sì, giusta, della misura giusta. Allora la mia domanda è: e se sbagliamo calza cosa può succedere? E se sbagliamo calza, e se la regia fa partire queste immagini che, certo, vediamo, ne abbiamo un bel po', ecco, vediamo, sì, che cosa, oh, che cosa succede. Ecco, questo è l'esempio classico, questa è una calza preventiva su una gamba con una patologia. Certo. Ecco, non può esistere un'indicazione così. Un laccio diventa. Ecco, e quindi il paziente non può indossare una calza del genere, perché le circonferenze non sono idonee a quel tipo di gamba. Uno. Poi è una patologia, non può mettere una preventiva. Bisogna poi capire se l'è comprata da solo, perché poi alla fine il tecnico deve anche vedere e cercare anche di dare un consiglio. Quindi specializzarsi in questo settore ci dà l'opportunità di dare un servizio
particolare al paziente con i problemi vascolari, che sono veramente, ecco, questi sono i classici tubolari elasticizzati, è come se parlassimo di quel tubolare che è stato prodotto dal telaio circolare che comprime sia nella punta dei piedi che al fondo nella stessa maniera. Alcune volte fa più danno che altro, perché comprimendo nella stessa maniera non abbiamo gradienti di compressione. Non spinge. È come se mettessimo un pantalone che stringe nella parte sbagliata. Queste sono quelle a trama piatta, che comunque ci danno la particolarità di essere fatti in forme diverse, cioè ha una forma anatomica particolare, che quindi verso il popliteo è fatto un po' a fiasco, sì, e quindi sì, non chiude. Quelle famose che hanno la cucitura, queste sono. Ecco. Queste sono quelle che hanno la cucitura. E poi ancora... Ecco. Questo ad esempio, questo è un signore operato di prostata, mettendo questa preventiva, si vedrà dopo nell'altra slide, probabilmente lo fa vedere, non si vede... Eccola qua, ecco cosa ha fatto? Ha fatto quel laccio micidiale vicino al popliteo che gli ha fatto gonfiare il polpaccio e enorme, la caviglia. Ecco. Mentre invece, utilizzando con le misure giuste, le altezze giuste, la calza idonea, che non è questa perché non l'ha fatta vedere, questo è un altro tipo di calza che abbiamo visto, 70 denari, dove più che fare terapia questa sta facendo dei danni. È meglio che non porti nulla, questa ha un'ulcera sotto la gamba destra, ha un'ulcera, quindi dovrebbe indossare una calza terapeutica adatta per lei. Ecco, questa è l'ulcera, come vediamo, qui si è formato il collo di bottiglia al contrario, anziché favorire, ha fatto laccio, ma essendo tutte e due le gambe, e sapendo anche l'età della persona e le caratteristiche, si è pensato bene di mettere un collant in modo che, eccolo qua, un collant che ci permetta di coprire prende tutte tutto, e due le gambe, coscia anche, certo. Non tanto aggressivo perché da solo non ce la farebbe, ma sotto abbiamo messo un calzino di scivolamento perché aveva la medicazione, quindi per evitare di portarsi via quello. E sicuramente quella è terapia e non è un laccio, ecco. Quindi il vostro ruolo come tecnici ortopedici è proprio anche quello di consigliare, di verificare. Sì, noi dobbiamo verificare, perché tante volte magari anche il medico può anche sbagliare a cliccare. Essendo un team, che normalmente dovrebbe esserci il colloquio tra il medico e il tecnico ortopedico, questo ci permette magari di avere un confronto e stabilire meglio quello da fare, perché il medico fa il medico, il tecnico è un tecnico, quindi le misure le deve rilevare il tecnico, non il medico. No, ma certo. Perché il paziente deve avere il riferimento di che cosa fa uno e cosa fa l'altro, deve avere la figura professionale chiara e qual è la sua professione, perché altrimenti facciamo tutto da soli. No. Quindi questo è importantissimo. L'altra cosa importante è dare le indicazioni di come vanno gestite le calze, di come abbiamo visto l'indosso e poi specialmente come vanno trattate. E quanto durano queste calze? Le calze vengono certificate come la compressione precisa, diciamo 6 mesi, ma se uno le lava bene, le tiene bene, possono anche durare 8 mesi. Però non è che uno compra un paio di per calze tutta la vita, ecco. E perché poi le vediamo, perché poi magari arrivano, sono tutte rotte e quindi poi alla fine diventano controproducenti perché si riforma l'edema oppure fanno laccio da una parte oppure poi vanno sotto il calcagno rotto e fa tutto delle e si mettono a contatto della pelle, e si mettono a non contatto, su una calza. No, ecco. Su una calza solo se abbiamo delle ulcerazioni. Se no, a contatto della pelle, la sera si possono togliere, uno si passa, si deterge, si passa la crema sulla cute in modo da idratare. Crema idratante, cos'è? Perché le calze tendono a seccare la cute. E sopra la calza si può mettere un'altra calza? Certo, esiste anche la sovrapposizione di calze anche terapeutiche forti. Quello che volevo anche dire che la calza a trama piatta si può anche tenere di notte per chi comunque non vuole stressare la cute perché è a corta estensibilità, mentre invece quelle circolari sono lunghe estensibilità. Beh, direi che oggi abbiamo imparato tantissime cose che io almeno confesso non sapevo, ecco, e che sono però consigli estremamente utili, che è proprio quello che è lo scopo di questa trasmissione, dare dei consigli utili. E voglio ringraziare naturalmente la CIDOS che ci fornisce queste figure professionali, altamente professionali, Salvatore Cappello che ci ha dato una grande serie di informazioni
molto utili e sarebbe molto bello poi tornare ancora a parlarne, perché poi c'è tutta anche la parte diagnostica, come si può verificare, sì, il controllo nel tempo, l'evoluzione, molto interessanti. Quindi intanto ti ringrazio. Grazie, perché ci hai dato delle informazioni importantissime. Concludiamo con la solita informazione presa dal Ministero della Salute, c'è lo studio Passi d'Argento, l'ho scelto apposta perché era collegato a tantissime delle cose che diceva oggi Salvatore, e che dice appunto che i dati relativi ad uno studio sulle attività motorie delle persone di una certa età over 65, quindi mi ci riconosco, mettono in evidenza che camminare fuori casa è comunque l'attività maggiormente praticata tra quelle di svago. Molto è il tempo dedicato ad attività domestiche, ma troppo poco a quello per le attività orientate ad allenare la forza. E ancora una volta, quindi, vogliamo ribadire l'importanza di mantenerci stabilmente in equilibrio, perché purtroppo ad una certa età potrebbe capitare che l'attività fisica ci possa creare dei problemi legati alla nostra non perfetto equilibrio. Quindi grazie ancora a Salvatore per essere stato con noi e alla sua competenza. L'appuntamento per tutti voi, gentili telespettatori e telespettatrici, è giovedì prossimo alle 11.30 sul canale di Rete 7 per un nuovo approfondimento in salute. Arrivederci a tutti.